Chiara Rossi, dama di Luglio per il Sestiere di Sant'Emidio, insomma, quanta emozione c'è? Moltissima, moltissima. Non ci sono abbastanza parole per descriverla. Chi è Chiara Rossi? È una mamma, un'insegnante, una moglie, un'appassionata di arte e anche un architetto laureato qui ad Ascoli Piceno. Vivi a Miami ormai da 5 anni, insomma ti hanno mai chiesto cos'è la Quintana, ti sei mai trovata a dover spiegare loro cosa sia questa rievocazione? Beh, non mi sono mai dovuta trovare, in realtà sono io che spesso ne parlo, sia con i miei studenti che con i miei colleghi, perché per me è una delle cose più belle e più divertenti che si possano esportare di questa terra, che la Quintana secondo me è qualcosa che può divertire sia i bambini che gli adulti e incrocia tutte le generazioni, insomma è una cosa molto molto bella. Quali sono i tuoi ricordi legati alla Quintana? Quando ero molto piccola ricordo che mio papà mi prendeva sulle spalle e poi mi faceva sedere su di un'edicola all'inizio di Via del Trivio, proprio dove partiva la Quintana, e io lì stavo incantata per tutto il tempo della sfilata guardando le dame, ma anche i cavalieri, i paggetti, ed era veramente come andare al cinema. Come saranno i prossimi giorni? Da quali sensazioni saranno caratterizzati? Mi dirò spesso: Chiara, respira. Respira, ricordati di respirare. No, sono veramente felice, soprattutto che questa esperienza arrivi dopo un periodo così brutto come è stato quello del Covid, e soprattutto questa esperienza sia coronamento del tanto sospirato ritorno qui in Italia dopo così tanto tempo. Riguardo all'abito, insomma, cosa possiamo dire? È meraviglioso e non rappresenterà solo in questo caso, nel vero senso della parola, i colori del Sestriere di Sant'Emidio, ma anche della bandiera italiana, perché moltissime persone oltreoceano avranno modo di ammirarlo e di guardarlo. Mariangela Gasparrini, giornata importante, presentazione della dama, una dama internazionale. Assolutamente sì, sono felicissima che insieme alla presentazione del Palio, che mi è piaciuto tantissimo, oggi avevamo appunto deciso di presentare la nostra dama, Chiara Rossi, una ascolana che vive e lavora a Miami insieme al marito e ai suoi figli, quindi una dama internazionale che darà sicuramente pregio nella nostra manifestazione, già di per sé bella ed importante, ma quest'anno è quella della ripartenza, per cui la più bella di tutte. Come mai questa scelta? Perché con Chiara, allora, perché comunque noi quando scegliamo le dame, le scegliamo ovviamente per l'aspetto, ma anche per quello che rappresentano, per l'impegno che hanno avuto, per il coraggio, per la forza, per l'impegno sociale. Ci sono diverse caratteristiche che ci fanno propendere per una dama anziché per un'altra. Chiara 2 anni fa doveva già fare la dama ma non era riuscita a tornare, l'anno scorso invece c'era il Covid e quindi quest'anno lei era rientrata quando il giorno prima, quindi ad Ascoli il giorno prima che abbiamo saputo che ci sarebbe stato il corteo, per cui è stato molto semplice. Si avvicina alla Quintana, insomma, quali sensazioni ci sono? Sono emozionatissima, fiduciosa che finalmente con un ottimo cavaliere, con un ottimo staff, siamo in grado di preparare il nostro futuro anche nella giostra dopo essere riusciti a farlo per altre cose.